No, tacchi tu la sigla. E cosa tacchi? La canzone? No, ma dopo! Dopo? Occidentali Sky? Sì, dopo, cioè, dopo! Cosa in chiusura! Qualcosa da... A parte chiusura! Con queste voci, non lo so. No, ma... in chiusura! Più che Gabbani, uè, ciao, bella giornata! Fermi un attimo! Sono già lì! Bella... Allora... Bella gente, cosa stai dicendo? Sono belli. Cosa ne sai? Belli sicuramente. Belli e impossibili. Sì, più che mai impossibili. Allora. Buonasera comunque, buonasera. Grazie, siamo tornati. Sentite, vogliamo che chiedere scusa, esatto, senti che voce. Vogliamo chiedere scusa, subito. No, l'abbiamo lasciati settimana scorsa, non ci siamo presentati per colpa tua. Sono stato molto male. Ho mandato anche un documento. Hai mandato il certificato medico? No, ho mandato una telefonata. Una telefonata del tuo staff, l'abbiamo sentita, infatti. Sì, il tuo amico Filippino, il medico, le sanguisughe, cose inascoltabili. Rispetto per il mio staff, cose inascoltabili. Ma oggi è una giornata molto piena, molto piena di cose molto serie, Pinti. Sì, ci sono cose serie. Cosa è successo? Non è che possiamo ancora la direzione del PD. No, la direzione del PD, vabbè, al di là della direzione. Cambia serie televisiva, Walking Dead, un'altra cosa. Come è andata la direzione del PD? Praticamente, allora, sentiamo. Aspetta, come sentiamo la versione di Pinti. Sì, praticamente, allora, sai, lui quello sì. Non tanto bello, ma molto intraprendente, che a un certo punto non so chi sia. Ma sì, quello che c'ha l'accento. Sto già litigando con l'audio, ti dico solo questo, ce l'ho fatta. Grandi progressi. Grandi Vogliamo cominciare a salutare qualcuno? Aspetta, sì. Thomas Trenchi, Alessandra. Ciao Latuada, Thomas, ciao Andrea Alessandra. Morelli, Andrea video, Morello. Ciao. Guardano il video con me. Guardano i video con te. Va bene. Non lo so, sembra di sì. Ciao ragazzi, siamo qua. Stasera c'è un sacco di cose. Mi piace, c'è in scritto. Scaletta. Anche tu sei presente. Bene, ti do questa notizia. Esatto. Ci sono un sacco di cose in scaletta stasera. Allora Renzi, state lì. Che cosa fa? Il congresso? Aspetta, Renzi che è quello bello, simpatico, sì. Che cambiava tutte le cose, sì. Poi dopo non è più riuscito a cambiarle, sì. E allora quelli che ce l'avevano con Renzi, ma facevano finta di non avercela con Renzi, sì. Sono usciti allo scoperto, sì. E gli hanno detto che volevano fare il congresso, sì. Che deve essere una cosa che fanno loro, che però sì. A Renzi magari non è che piaceva, pensavano loro. Ma tu hai visto che nella direzione del PD c'era anche lo scimmione di Occidentali Scarma? C'era davvero? Sì. Davvero? Sì. E chi è? C'era. C'era, sei anche candidato al... Tu stai facendo battuta su Emiliano. No, io non l'ho detto. l'hai detto tu, scusa. Allora c'è un grande scontro. Non farmi perdere la trama. Quindi quelli che ce l'avevano con Renzi, ma facevano finta di stare, sì, con Renzi, hanno detto a Renzi che doveva fare il congresso, sì. E lui ha detto faccio il congresso, sì. E loro adesso dicono non vogliamo più il congresso. Non lo vogliono perché più. Perché lo voglio più E tanto. Cosa vogliono? La scissione. Vogliono la scissione. Hanno detto vedremo. Quindi no, le prossime puntate non perdetevele, perché diciamola tutta, che di fatto questi non accettano le regole di Renzi e si faranno un partito per conto loro. Ma noi, sinceramente, che cosa ce ne frega? Perché noi dobbiamo essere... Segreto. Perché dobbiamo essere... Perché il nostro destino deve essere incollato a quello della direzione del PD? Sei lontano dal sentire comune. Perché? Sono lontano, sì, vero, sì, dal sentire sei comune. Lontano. Vero che gli italiani vogliono un altro piccolo partito inutile. Ma soprattutto vogliono che i loro destini siano intrecciati, agganciati e incollati alle discussioni interne e ai regolamenti di conti interni nel Partito Democratico. Vero che è così? Vero che è così? Per noi non è così. Abbiamo un amico che si chiama anche Lino Banfi, quindi può dire Lino che Banfi vuole. Che cosa dice? Esatto, con Emiliano più che un congresso è un congrasso. Grande. Poi uno che si chiama Lino Banfi. Detto questo. Grazie. Grazie Lino, grazie, e salutiamo Lino. Anche Nicola Naomo Lodi, va bene. Ma ciao, Naomo Nicola. È proprio il nome, Nicola. Naomo cioè, sarà il cognome, dai, insomma, da Lodi sarà Nicola, no, Naomo da Lodi, come si usava una volta. Scusa, le femmine si possono chiamare Naomi? Ma Campbell, ma quello è Naomo. E lui l'hanno chiamato magari Naomo. E va bene, appunto. Cosa vuoi? Tu sei un gerundio. Io sono un gerundio, esatto. Ma allora, ci siamo su questa cosa. È vero o non è vero? Voi siete d'accordo? Allora, noi non lo siamo, perché vorremmo che... No, io le voglio. Finalmente...
cosa vuoi? Si finissero queste lunghe, annose discussioni di regolamento di conti interni nel PD e si andasse finalmente a votare. Ma a votare. Scenderemo anche in piazza per questo. Ma scenderemo in piazza. Cosa che va bene. Per chiedere finalmente che si vada a votare. Perché, vedete, non so se voi siete d'accordo, ma gli italiani, i cittadini, sono stufi, davvero stufi, marci del fatto che tutto il loro destino e la situazione generale del paese sia veramente, si esaurisca in queste diatribe di palazzo. Sono quelle cose che creano ancora di più una frattura tra i cittadini e la politica, dove poi ci andiamo di mezzo anche noi, perché poi quando incontri le persone per strada e dicono cosa fa il politico, ah, siete tutti uguali, e tu quindi paghi anche per questi disgraziati che si comportano in questo modo e ampliano quella distanza ormai enorme che c'è tra appunto la gente normale e i politici, perché credono che tutto sia davvero uguale, sia un'unica pastoia. Ecco, allora diciamolo una volta per tutti, c'è una netta differenza. Noi oggi vogliamo che si vada al più presto al voto, che finalmente gli italiani si possano esprimere, si esprimeranno scegliendo quali sono i programmi migliori, scegliendo probabilmente anche il leader che vorranno, e questo è un dato di fatto assoluto. Noi dal nostro punto di vista abbiamo i programmi, abbiamo le proposte, una voce sensuale, abbiamo una voce sensuale che non guasta mai, un candidato Premier, abbiamo una squadra, e quindi noi vogliamo andare al voto, non abbiamo paura, non abbiamo paura delle urne, invece loro sembra che abbiano paura delle urne. C'è di più da dire, c'è chi spera in realtà, prendendo tempo, dicendo che i 5 Stelle in questo momento hanno le loro disgrazie interne, i loro problemi, le loro questioni, la raggia a Roma e tutte queste, e dicendo ah, così almeno i 5 Stelle perdono consensi e noi non è che quelli che votano 5 Stelle voteranno te Renzi, non voteranno neanche te Bersani, più che altro la gente si asterrà magari dal voto, e questo non è qualcosa che giova alla democrazia. Quindi bisogna al più presto andare al voto, perché c'è una pentola che bolle. Se continuiamo a tenere il coperchio in questa pentola, prima o poi esplode, e ci esplode il paese, ci esplode in mano. Poi mi fanno ridere che hanno paura dei venti populisti, delle derive autoritarie, delle minacce internazionali, di quello che succede, dell'uomo forte al comando, ma la responsabilità di chi è? Quando tu metti le persone, le sottoponi a questa pressione e umili in qualche modo anche le loro aspettative, dai un pessimo spettacolo, è evidente che poi la gente si annoia, si ribella e coltiva, ci chiamano, e coltiva anche un certo dissenso, che si trasforma in che cosa il dissenso? Si trasforma poi in rabbia, si trasforma in ritorsione, si trasforma in rancore. Per cui bisogna che ci si decida una volta per tutto e che si vada al voto. Chi è che ci chiama? Signore, è finito di parlare, adesso io passo di nuovo. Aspetta, signore, che metto viva voce. Chi è? Pronto? Come ti chiami? Andrea Meli da Palermo. Grande Andrea. Andrea Meli da Palermo, eccolo, irriducibile. Sì, puoi. Poi ascolta. Vai. Il punto interrogativo per me è sempre quello. Quale? Il Parlamento non può essere autolezionista, perché si dice che loro devono raggiungere la pensione. Il beneficio della legislatura. Hai visto? Acciucciano, hai visto? Pastrugnano e acciucano. Grazie Andrea. Allora, sostanzialmente Andrea che cos'è che dice? Che vogliono, dice, io ho capito perché non vogliono andare al voto, perché vogliono prendersi la pensione, il vitalizio, ed è per questo. Vedete, cari amici politici, se ci seguite la figura che fate, è questo che poi pensano gli italiani, che voi non volete andare al voto perché non volete mollare la poltrona e non volete mollare i privilegi, il vitalizio. È anche una tristezza. Che poi, vabbè, è una tristezza immane, però mettetevi, cioè, nei panni, visto i calcoli sono 100 euro quando compiranno 65 esatto, anni. Ma
adesso non vogliamo stare a spiegare qui che in realtà il vitalizio è un'altra cosa. Vabbè, ma se no diventerebbe una cosa seria. Vitalizio brutto. Va bene, brutto. Ma avete capito? Cioè, il problema è che poi la gente si fa queste considerazioni. Allora, è per questo, a maggior ragione, che la politica deve dimostrare invece di avere attenzione a quelle che sono le istanze che arrivano dal paese, perché ci sono tanti problemi che devono essere risolti e che in questo momento nell'agenda politica non vengono presi in considerazione. So, ha grossi problemi. Grossi problemi come la mia tosse. Esatto. Tu mi hai attaccato la tosse. No, guardate la politica. Tu mi hai attaccato la tosse. Subito la colpa. E a proposito di problemi. No, e a proposito di problemi, visto che il Parlamento nelle ultime sedute si occupava diciamo tu i suoi continua, lavori continua. Io lavoro per te, devi capire questo, visto che il Parlamento si occupava di discutere dell'herpes genitale, perché in realtà hai detto herpes genitale, sì, mentre ero distratto no, perché la poi verità, pazzo sono io, la verità, il Parlamento, cari amici che ci seguite, è bloccato, cioè non si discute niente, il Parlamento è fermo, è bloccato. Allora il punto è che ci sono un sacco di problematiche, tra cui quella, e adesso ne parliamo, quella della direttiva Bolkestein. Oggi sono scesi a Roma in piazza oltre 1000 manifestanti ambulanti di Roma che si sono riuniti davanti a Palazzo Madama, la sede del Senato, dove è in corso in discussione alla prima commissione affari costituzionali se concedere ancora questa benedetta proroga fino al 2020 del appunto recepimento da parte dell'Italia di questa direttiva assurda oppure no. Quindi insomma ci sono dei temi veramente importanti. Ora facciamo parlare chi ci sta chiamando. Ciro chi da è? Pavia. No, Ciro? Il mio amico era quello siciliano di prima, Andrea, che salutiamo, ma una sola telefonata. Una sola telefonata, Andrea. Sennò Ciro da Pavia. Ciro da Pavia. È un moderato, dice marcia armata su Roma subito. Ah, ecco, Ciro da Pavia, marcia armata su Roma subito. Così, vabbè. E noi cosa diciamo davanti a questa cosa? Armatevi e partite, Ciro, partite. Parti tu. Poi fammi sapere come va, io arrivo. Perché di solito succede sempre così, no? Ciro, tu inizi ad andare sulla Cassia, che io tengo d'occhio l'Appennino tosco-emiliano. Ecco, qua te dovrà guardare le spalle, no Ciro? Hai pinti che ti guardano le spalle. Ma torniamo a questa cosa Giovanni seria. Giovanni Benedetto ha preso parte alla sessione. Salutiamo tutti i nostri amici ambulanti. Ilario Cavicchi va con Ciro a Roma. Quando si va a Roma o molti punti, a meno che non sia una gita della parrocchia. E visto che qua è un po' telecupole, magari ci hanno preso. È un po' telecupole. Tu stasera non sei però telecupole. No, però stasera sono cosa sempre ti sei messo nella addosso? Categoria nazioni che ancora non esistono. Ah, nazioni indipendenti. Sì, che cos'è? Che sono oggi? I Paesi Baschi. Ah, tra peraltro a forma di cuore. Approfittiamo a proposito, vedi, mi dai certo lo spunto, perché approfittiamo a proposito di nazioni indipendentiste o indipendenti o volenti tale. Vuoi dichiarare un'indipendenza? Volevo d'accordo. Soltanto anche se è casa tua il Siristan funziona. Vabbè, il Siristan hai è anche bello. Un bellissimo cavolo fuglio. il Siristan è meraviglioso e possiamo mettere giù i confini? Sì, dipende. Facciamo la cartina, partiamo dalla casa, partiamo dalla casa in teoria proprietà. Va bene, privata, dai. Certo, te la decidiamo. Può passare lo Stato italiano, però manca il popolo, perché lo Stato è un popolo stanziato su un territorio che si dà una giurisdizione, una moneta. Per ora ci sei tu. Tu dici sono da solo, faccio il popolo. E si da soli. Va bene. Cioè non è va che bene. Adesso... Va bene, a proposito di indipendenza, diamo la notizia che la Corte Costituzionale spagnola ha respinto l'idea di un referendum per l'indipendenza della Catalunya. Sei contento? Ma no. No. Però capisco che la Spagna insomma non sia molto contenta. Ma questo è la notizia. Che... Torniamo al tema della Bolkestein. Salutiamo se ci sono salutiamo gli amici. Veloce, salutiamo però, qualcuno perché, veloce. Ci scrivono Filippo Sirna, ok, partiamo, e sono tre. Filippo, vai. Qui parte la rivoluzione. Qui parte davvero, ragazzi. Mari Masi, Forza Lega. Mario bene. Cani, anche lui, tutti a Roma subito. Va bene. Oh, già quattro, ma ragazzi. Ciro, tu qui tra un po', cioè, qui sì, tra un po' ti rivela. Non è che diventate, mille e facciamo la vera spedizione, quella che piace a Marco. Io sono un grande sostenitore della spedizione dei mille, figurati. Però chi lo sa? Chi lo sa? Andrea Morello, buonasera a tutti. Armando, ciao Andrea. Sto finendo il tuo libro. Ah, te iscrivi
scrive lui, eh? Ah, vedi, sta finendo nel senso che me lo sta scrivendo. No, Andrea, spiegalo a Pitti, che non è che lo stai scrivendo tu, che lo stai leggendo. Grazie, Andrea. Giulia Modica, Forza Lega, sei tutti noi. Giulia Modica, ma davvero? Sì, pensa, sì, sì, era il nome della mia preside, ma pensa. Magari è la tua preside. Incredibile, non credo, perché aveva già allora 90 anni. Era l'anno della spedizione dei libri. Esatto, ecco. Fabrizio Mollica, lascia perdere, penso sia un rito. Lascia perdere, ok, va bene. Ecco, Naomo, che scrive delle Naomo. Cose, è il suo soprannome. Ah, ecco, non era Naomi in versione, diciamo, maschile. Lino Banfi ora si dà alla politica e chiede chi sfiducerà Gentiloni. Ciao Tiziana. E poi Tiziana, esatto, che hai visto. Che ho visto. Vi ricordo tutti, voi continuate a scrivere che poi io... Allora, se siete in ascolto, voi amici ambulanti o, come dire, amici... balneari, sappiate che noi siamo al vostro fianco nella battaglia su questa direttiva Bolkestein. Tu sai cos'è la direttiva Bolkestein? Allora, direttiva Bolkestein, ecco, dai, dilla un ho po'. Studiato dilla. Fanno già i professorini cos'è la direttiva Bolkestein? Direttiva Bolkestein, ecco. Dicesi di direttiva Bolkestein, tanto che cos'è una direttiva? Esatto, prima di tutto la direttiva è una cosa che non vogliamo, no, che non va a curve. E perché è come la è diretta. È diretta, no? Certo. Cioè, se io ti dico per favore Armando, si può avere un caffè, non è una direttiva. Invece è un caffè, neanche per favore. Quindi è imperativo, sì, imperativo. Assertivo. Sì, proprio una cosa. Un caffè! Prima di tutto è una direttiva. Ecco. Che però in realtà è una direttiva che Bolkestein. È Bolkestein. Tu cioè non è paura. Che e dici una direttiva Maria. Chiamo il cane Bolkestein. Forse Bolkestein. Direttiva Giovanna dice. La direttiva dell'Unione Europea che dice all'Italia che deve liberalizzare praticamente le licenze di tutti i nostri amici ambulanti che praticamente da anni, da generazione in generazione, portano avanti la loro attività sui mercati, al freddo, con tanti problemi che oggi ci sono perché subiamo una concorrenza strepitosa, non ci sono più gli incassi di una volta, si fa fatica a stare in piedi, molti di questi addirittura hanno collezionato un sacco di cartelle esattoriali, non ce la fanno a pagare le tasse, riescono a malapena a campare. E in più cosa fa il nostro paese, il nostro Stato? Che cosa fa? Gli dà una bella mazzata e gli dice: sai cosa c'è di nuovo? Che la tua licenza, che ti abbiamo rinnovato e che tu di volta in volta hai trasmesso di generazione in generazione, adesso la mettiamo, facciamo un bando e la mettiamo lì a disposizione di tutti, non solo degli italiani, ma anche dei rumeni, degli spagnoli, dei cechi, dei bulgari, dei francesi, tipo cioè di giochi tutti, senza frontiere, dei greci, di tutti gli europei. E chi arriva prima se la piglia e tu dove te la... È tipo bandiera, è come bandiera, solo che se perdi muori. Se perdi muori, per dare esatto, un po' di pizzico al gioco. Pensa come sono contenti i nostri amici ambulanti che, voglio dire, ma io mi chiedo, scusami, ma voglio dire, abbiamo un problema di occupazione enorme, un sacco di gente che non ce la fa, non ci sono prospettive di lavoro, si fa davvero fatica. Ma perché il nostro governo deve andare a rompere le scatole a questa gente che non chiede niente se non lavorare e portarsi a casa qualche soldo per, non dico vivere, per sopravvivere? Abbiamo due allora casi. Vedete che c'è un gusto veramente. Abbiamo due casi. Qui non si tratta di non si tratta di politica, di cioè qua è veramente sadismo allo stato puro. Cioè quando tu dici ai tuoi ambulanti, cioè quella categoria di persone che lavorano, che non ti chiedono niente, che si alzano alle 4 del mattino, che fanno i mercati, che vanno, che ci mettono del loro, che non ti chiedono il sussidio, che non ti chiedono il reddito di cittadinanza, che non ti chiedono l'elemosina, che non vogliono niente, che non gli dai la pensione perché non si sa se è garantita, non gli dai le ferie, non gli paghi se stanno male a casa la mutua, cioè perché gli devi togliere anche la licenza? Cioè è questo che mi viene. E non solo, ma tu pensa nel caso dei balneari, perché a partecipare nel prendere queste licenze non è che arriva il signor Pinco Pallino di un paese straniero che è come te allo stesso livello, ma arrivano anche le multinazionali e le società di capitale, per cui tu nel caso dei banchi, dei mercati è un conto, ma pensa alle spiagge, cioè pensa a coloro, ai balneari che sono, no?
tutti gli anni gestiscono quella porzione di spiaggia e ci campa tutta la famiglia, ci campano tutti di fatto di quel lavoro, no? Tu pensa che loro si devono mettere al bando a fare la concorrenza, a vedere chi arriva per primo con le società multinazionali che potrebbero prendersi le nostre spiagge. Ma io mi chiedo, ma al di là di tutto, non la voglio mettere in polemica, ma chi si è fatto venire in mente questa cosa? Ma non si vergogna? Cioè, ma non si vergogna? Cioè, noi abbiamo un problema enorme in questo paese e continuiamo a sottoporlo a questo meccanismo sadico da parte di questa Unione Europea che si approfitta, perché poi il punto qual è? È che il vero mercato da conquistare è quello italiano, perché gli italiani non vanno a fare il mercato in Romania, non vanno a fare il mercato in Bulgaria, ma non vanno neanche a fare il mercato in Spagna o in Francia. Perché i nostri non hanno niente da fare in quei posti lì, sono loro che vengono qui a conquistarci il nostro mercato. Ecco perché si dice che l'Unione Europea abbia una conformazione e un imprinting, un'impronta franco-tedesca. Perché questi fanno le direttive e noi siamo territorio di conquista. E i nostri politici, il nostro governo, non è lì nell'interesse dei nostri cittadini a proteggerci, a dire no, qui non si passa, perché noi dobbiamo difendere queste famiglie, dobbiamo difendere queste persone che si sono guadagnate nel tempo. Perché quella licenza lì, quel mercato, quella posizione, quel banco, te lo sei guadagnato negli anni. Tuo padre prima, tuo nonno prima, te lo sei ritrovato, te lo sei conquistato, e adesso una direttiva ti dice no, lo devi mettere a disposizione. Liberi tutti, ma liberi di che cosa? Ecco, scusami se no, mi sono, come dire, permesso, però ci tengo, grazie. Non so loro, ci ma tengo, io... grazie. Però io ci tengo a far avere, anche se non ti conoscessi, ai nostri amici. Poi c'è un altro problema, sì, che loro poi dicono, perché poi c'è chi ci marcia sopra, no? Perché dicono: "Ah, ma noi non è che dice, ah, ma no, non è possibile che questi qua vogliono tenersi, perché la verità è che ci sono un sacco di posizioni irregolari all'interno dei mercati e tutta una mafia, tutta una roba che non è sotto controllo, non si capisce chi ce l'ha, chi non ce l'ha la licenza, eccetera." Ma questi hanno chiesto ai comuni, hanno chiesto a chi di competenza di regolarizzare, perché poi se io sono un ambulante e tu mi regolarizzi la mia posizione, io sono ancora più contento, no? Cioè, sono più contento. Fammi lavorare. Ma il punto è che non gli regolarizzano neanche la posizione e poi gli dicono che sono degli irregolari. Cioè, è questo. Queste sono le assurdità di questo paese, d'accordo? Sono le assurdità di una politica di melasse continue, di scarica barili da una parte e dall'altra, e dall'altra parte di persone che continuano a venderci la modernità e il progresso come irreversibili, come ineluttabili, e poi quando tu vai lì e scopri che cos'è la modernità e il progresso, ti trovi di fronte una parola: la povertà. Allora, se la modernità e il progresso che queste persone hanno in mente vuol dire povertà, ma tenetevelo, noi rimaniamo arretrati. Esatto. Capito? Perché questo è il punto. Scusami, interrotto. Ridateci il medioevo. Ma volevo far sapere ai nostri amici commercianti, ambulanti, perché ci mettiamo dentro anche i commercianti, i nostri amici balneari, i nostri amici che si alzano la mattina, tutte le mattine al freddo, senza che nessuno gli garantisca un beato tubo, che noi siamo dalla vostra parte e vi sosteniamo per tutto quello che possiamo. Questo sappiatelo, Matteo Salvini lo dice sempre, lo dice spesso, ma lo ribadiamo anche noi oggi in questo programma che Marco Pinti, come dire, adesso riporta in una dimensione, no, scherzi a parte, diciamo, adesso, immediatamente, insomma, dobbiamo dirlo, Fabio Annalisa, sto per arrivare da voi perché vi ho visto, non pensate, però la cosa di Armando è, cioè, non è un'opinione politica, è vero, cioè c'è della gente che tra un mese gli tolgono la licenza dalle mani e se la deve ricomprare, quindi è diverso da quando parliamo di opinioni, possiamo aver ragione o torto. Comunque, dicevo, Fabio Annalisa, voi sapete, anche gli amici che leggono i commenti sapete, non è necessario che vada. Allora, no, non ora,
ne parleremo a liberazione avvenuta dell'argomento, eh? Che cosa stai farneticando? Non ti preoccupare, Pinti, loro stanno già immaginando, dopo che ci saremo liberati da tutta una serie di problemi, quale assetto, diciamo, geografico politico dare alla penisola. Vi state già spartendo, dopo, diciamo, esatto, un territorio che ancora non avete conquistato. Il nemico è fortino, quindi io eviterei ora, farei dopo. Dopo, esatto, dopo, esatto, dopo. Chi è? Fabrizio e Annalisa? Sono Fabio e Annalisa. Ah, Fabio e Annalisa, visto, va bene, li saluto. Poi Sandro Scatizzi dice fiducia totale per Salvini. Bene. Bene, Manuela CRT dice condivido. Proprio bene, avrò fatto ciao così. Manuela. Sono stata riguardata sul divano. Condividete, condividete. Guarda, perché poi magari c'è gente che ti sta vedendo. Che i nostri amici hanno bisogno di sostegno e solidarietà. Con uno schermo grosso. Magari ti sta vedendo la Manuela qui. Dentro non un... ti fa impressione? Sì, un po' mi fa impressione stare lì. Cioè, dentro qui ci sei tu che fai. E l'analisi. A proposito di dentro qui, possiamo dare una notizia? Aspetta, no? Che c'è il... abbiamo un sacco di cose. Abbiamo Laura Martelloni, è la nostra da questa sera. Laura, se verrai in diretta tutti martedì, sarai la nostra la nostra politologa. La nostra politologa. Sai che nelle trasmissioni arriva sempre un tizio e lo chiamano il politologo, lo scienziato della politica. Ce l'abbiamo anche noi, il cognome va benissimo, Martelloni, bello, no? Martelloni. La nostra Laura Martelloni, la scienziata della politica, ci dice: Salvini penso che prende tanti tanti voti. Ah, grazie. No, grazie. Scherza Laura, eh. Sono i tedeschi che vogliono comprare l'Italia a basso prezzo, dice Joshua Peli. Poi abbiamo o i cinesi, Andrea, che i cinesi anche. Esatto. Il tuo amico Xi Jinping. Xi Jinping, sono successe delle cose, tra poco ve le diciamo. Adesso dobbiamo dire un sacco di cose stasera. Enrico Chico. Non è che non abbiamo più tempo adesso. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Enrico Chicco Cristofori. Che è no, è Cristofori, non è Cristofori. Ma te l'ha già detto l'altra volta che lui è Cristofori, allora, certo. Tutelare gli italiani e il lavoro, stanno svendendo l'Italia. Ma ok, sovranità popolare italiana, dobbiamo riprenderci. E Laura Martelloni non se ne può più, infatti ha vinto il no. Vedi che è la nostra politica. Oh, è la nostra politica. Perché ha vinto il no? Sì. Laura Martelloni non se ne può più. Allora, noi dobbiamo dire due cose. Allora, oggi, amici che ci state seguendo, adesso abbiamo detto una cosa seria per a certi tratti anche drammatica che riguarda molte persone. Nicola Naumolodi dice ascoltate e condividete Armando, la sua voce è Vangelo. Addirittura. Nicola, recentemente Vangelo, ho letto quel romanzo a cui tu fai riferimento e finisce male per il protagonista. Il Vangelo, non voglio spoilerare. Finisce male, finisce... però se vuoi ti posso dire Giovanni 6. Come si cammina sulle acque? Ecco, come si cammina sulle acque. Poi parlando di Bolkestein, vedi? Parlando di Bolkestein. Perché poi te lo dico. Svendono le spiagge, ma le acque. Le acque. No, hanno svenduto anche quelle alla Francia. Ti ricordi? Le acque le hanno date ai francesi. L'aria. L'aria. L'aria però è inquinata. Chi la vuole? L'aria non la vuole. Allora, aspetta. Aria presa. Aria presa. Acqua. Acqua un po' terra, presa. Il fuoco. Terra, il c'è fuoco. Rimasto. Ragazzi, il fuoco. Il fuoco. Il fuoco. E quindi la nuova linea politica è creiamo una linea fuoco di fuoco. Creiamo il fuoco e lo sputiamo fuoco come i draghi. Esatto, come draghi. Come i draghi. Draghi, draghi. Allora, dicevamo questo, lo dico a chi ci segue. Apriamo una parente, diciamo, un po' più una leggera. Questa è una citazione di Nino Frassi. Non creda che non creda la mia cultura in no, a proposito, no, a proposito di telefonino, lo sapete che la Nokia vuole rimettere in commercio il 3310? Lo sapevate? Ha già un acquirente. Hai già un acquirente? È vero. Allora scrivetecelo, ditecelo a voi. Piacerebbe ritornare ad avere il Nokia 3310? Avete presente quel telefonino piccolino, quello che praticamente aveva Salvini fino a due giorni fa, no? Scusa. Dove non ci sono le foto, non c'è, Armando, non c'è niente. Tu dici alla gente. Non possono vedere neanche noi. È questo che stavo dicendo. E no, poi li volevo dissuadere. Cioè, ci facciamo dare il numero di telefono da tutti, li chiamiamo. Appunto, per me no. Si può fare, però poi la bolletta. Però c'è questa cosa vintage del 3310. Non è vintage, è che il telefono deve essere il telefono. Il telefono deve essere il telefono, ma poi quando tu dici che il telefono deve essere il telefono, poi non puoi chiedere a loro di guardarti nel telefono. Allora, perché nel 3310 non ti vedono. Ecco la dotazione Pinti. Alla vostra sinistra un telefono. Telefono. Questo è peggio del 33. Numeri. No, forse un po' meglio perché c'è la telecamera. Numeri, sì, purtroppo numeri, messaggi, cose. Fottina piccola, ma giusto per... Giusto per... Questo è tutto tranne che un telefono. Questo è tutto tranne che un telefono. Sveglia, che cos'è? Registratore, rubrica del telefono,
calcolatrice, in alcuni casi fate così, è anche bussola. Ah, pensavo cucchiaio per rimestare la minestra. E questo è un rito voodoo che io faccio verso la Samsung, perché pensate, non ha la SIM, cioè io lo porto con me. Scusa, la Samsung tu la stai pubblicizzando e non ci ha dato neanche una lira. Neanche la Samsung, non dato, peraltro. Esatto, non è neanche la Samsung. Ho sempre pensato fosse la Samsung. Ma tu ti sei fatto venire questo lapsus perché ti pagano, di la verità, vedi, quelli della Samsung. I populisti subito. Vedi, ti pagano per dire il loro nome in questa trasmissione. Non fidatevi, perché lui è, lui è uno di quelli che dice che esiste Ascoli Piceno. E voi sapete che è la nostra opera di Allora, siamo seri. No, guardate, allora. No, guardate come Pinti, cambiano argomento allora, subito. No, Pinti, io voglio, voglio che tu I rettiliani di Ascoli Piceno. Che subito. Allora, vogliamo. Non si può negare. Che vogliamo salutare questa sera tutti gli innamorati. Oggi è San Valentino. Marco, vero, Marco Pinti. Vuoi aumentare? Vuoi salutare la tua fidanzata perlomeno? Vuoi dire che la ami? Non davanti ai bambini. Ti emozioni. Devi fare una dichiarazione. Che si provano e non si dicono. Alla tua fidanzata. Poi non aumenta le visualizzazioni questo. Se facciamo un gran limone. Ma poi per come mai la regia qua non ci ha messo un cioccolatino? Non ci ha messo un cuore? Hai capito? La regia che come mai ha dimenticato ha obliato che oggi è San Valentino, hai capito? Ha obliato che perché, oggi è diciamocelo, San Valentino spacca in due il paese. Spacca in due il quelli paese. Che lo festeggiano. Spacca anche qualche altra cosa ad alcuni che non quelli hanno. Che lo festeggiano e quelli che dicono ma io steccato non le festeggio. No, le festeggio. No. Esatto. Però io sono convinto che anche quelli i cioccolatini alla fidanzata gli hanno regalato. Ma non lo so, no, perché tu sei vedete come sono questi populisti. Li hanno portati a cena. Stasera i ristoranti sono tutti pieni. Sono pieni Attenzione, di Laura questi Martellone. Innamorati che si scambiano cioccolatini e fiori. Ci dà il polso del paese, sta per scrivere. Sì? Laura Martelloni ha scritto secondo me. E quindi aspettiamo il polso del paese. Finora ci ha azzeccato. Ah, perfetto. Salvini prende tanti voti. Va bene. Vale quanto un sondaggio. Secondo Laura Martelloni anche i delusi. Anche i delusi? Delusi sì. D'amore? Non lo so, adesso di cosa arriva. Parliamo? Adesso qua non ti al voto subito, allora, bene. Vedo che i commenti Martelloni sono a scoppio ritardato. Tu lo sai l'oracolo di Delfi, no? Sì. Non è che usciva il comunicato stampa e diceva l'oracolo ha detto che... Ha detto... No, era come la nostra Martelloni, diceva... Sì, però io voglio sapere adesso, chi di loro è innamorato? Allora, se voi siete innamorati, sei una zabettona. E voi che allora. Mettete mi piace adesso, finita la trasmissione, si va a fare tutti i fattazzi vostri. Esatto. Io lo dico, ma guarda questo. Ma tu scusami, allora, intanto qualcuno si è mai chiesto questo San Valentino da dove viene fuori? Allora, noi adesso vi diciamo da dove viene fuori questo San Valentino. Tu lo sapevi? Da dove viene fuori? Perché si festeggia San Valentino, lo sai? San Valentino io lo so perché si festeggia. Dai, allora dillo. C'è, allora. Ecco, allora, dai, voglio vedere se hai il coraggio, dai. Il calzare, lo so. So benissimo perché si festeggia San Valentino. Sappiamo tutti, si festeggia e lo sappiamo. Cosa succedeva ai tempi dei Romani? Ai tempi dei Romani, bravo, ai tempi dei Romani c'era la corsa delle bighe. Da cui il detto tira più un cavallo di biga. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa dici? Un aratro di buoi. Ma cosa dici? La festa di San Valentino, era la festa di questo Valentino che a quanto no. pare era molto prima innamorato. Ancora la festa degli innamorati era che cosa? Era la festa di Valentina che poi ha avuto delle vicissitudini personali, noi non entriamo nel merito anche se la famiglia tradizionale comunque è un valore ed è diventata Valentino e poi ha trovato la sua strada. Allora fermate tutto, allora ai tempi dei Romani si celebrava questa festa ed era in onore di questo di questa figura mitologica Luperco, no? Luperco III, Luperco ed era la Lupercalia. Lupercalia, che sembra una brutta malattia. Lupercalia. Ma era la festa che si celebrava nell'antica Roma ed era una festa pagana, la festa diciamo dedicata all'eros, dedicata non all'amore così come lo intendiamo noi, proprio all'eros, proprio a quella, era quasi una grande orgia collettiva. Lo sai che cosa succedeva? Succedeva che le donne si facevano frustare in strada o anche in casa da bellissimi ragazzi nudi. Era questa la... lo sapevi? Ma guarda, era questa l'usanza.
La Lupercalia si celebrava. Nel frattempo i sacerdoti pagani dell'epoca si recavano nella grotta dove si pensava che la lupa avesse allattato Romolo e Remo, compiendo dei sacrifici. Esatto. Non si sa che sacrifici. Quello che già dicevano per... allora, che quello che succede a Lupercalia rimane a Lupercalia. Esatto, quello che succede a Lupercalia rimane a Lupercalia. Però questa Lupercalia era una bella festa, perché lì c'era proprio di tutto, Pinti, come piacerebbe a te. Adesso non so, spero che la tua fidanzata non sia in linea e non ci guardi, però se tu, voglio dire, riveli contesto, le cose, devi essere sincero. Non ho mai avuto il piacere. Tu preferisci il San Valentino di oggi col cioccolatino, la rosellina, la cena, o preferisci una bella festa pagana? Delle cene eleganti. Io sono per le cene eleganti. Una bella cena elegante, esatto. Con tutte questa promiscuità, tutto questo, eleganti. Succedeva questo fino a che non è arrivato Papa Francesco. No, Gelasio. Ah, pensavo fosse una cosa che ha fatto Papa Francesco. Finché non è arrivato Papa Gelasio, che nel 476 Papa Gelasio che cosa fa? Gelasio dice: basta con queste indecenze. Basta con questa indecenza. Roma ormai è cristiana, d'accordo? E dobbiamo dare questa festa degli innamorati a un santo. A un santo. Prendiamo Valentino da Terni. Valentino da Terni? Perché San Valentino è ternano. È di Terni, del 1176. Pensavo dicessi di Ascoli. No, di Terni, di Terni. Ho detto di Terni. Tengo d'occhio, E allora, questo Valentino di Terni è stato preso come, diciamo, santo degli innamorati perché aveva aveva dato la sua benedizione all'unione di due ragazzi, di due giovani, uno cristiano e l'altro pagano. Un matrimonio omosessuale? Uno era un ragazzo e l'altra era una ragazza, allora uno pagano e l'altra cristiana, o l'altra pagana e l'altro cristiano. Insomma, erano due che non avrebbero potuto, diciamo, godere di questo privilegio della benedizione, e invece Valentino chi sono io per giudicare? Esatto, li ha comunque benedetti, anche perché lei stava per morire. Quindi è umano. Poi è morto pure lui perché è stato martirizzato, e quindi si è compiuta dai parenti si è compiuta praticamente l'ennesima storia che rimase nel nostro nostra imprinting genetico, di espiazione, di dolore, di colpa, e quindi la mettiamo lì, quindi è diventato il santo degli innamorati. Poi si narra che dopo un po' di tempo questo santo sia apparso a due, sempre una coppia di innamorati, un lui e una santo lei. Guardone. È un santo, no, guardone, era uno. Erano appartati questo. No, stavano litigando questi due. Stavano litigando. Stavano litigando questi due ragazzi, appunto, innamorati, e lui gli appare loro e gli consegna una rosa e gli dice: "Non litigate più, mi raccomando, stringete a voi questa rosa senza toccare le spine e vedrete che la vostra unione sarà benedetta, avrà successo". E così fu, perché loro convolarono contro di lui, convolarono e hanno trovato la pace a nozze, e quindi così il mito di San Valentino. L'ho capito? Ho capito. Allora, quindi tu preferisci San Valentino o la Lupercalia? Allora, se per caso questo Valentino, io lo diffido, mi dovesse apparire in una situazione di intimità, io chiamo i carabinieri. Ma non era una intimità. Perché come dice Salvini, se entri in casa mia in piedi, esci steso, non mi interessa se sei San Valentino. Vale anche per le apparizioni ieratiche. Legittima difesa. Legittima difesa dal santo. Dal santo. Ma il santo dell'amore, questo. Ma è casa mia. Ma tu preferisci San Valentino o preferisci Cupido? Cupido? Cupido è una delle correnti del PD, mi sembra. No. C'era la corrente. Quello era Cuperlo, non era Cupido. Io ho la testa un po' in confusione, dai. Quello era Cuperlo e non ha assolutamente nessuna. Niente che possa richiamare l'angioletto dell'amore, non mi sembra. Mi sembra uno abbastanza freddino, un po' distaccato, molto razionale. Secondo me è tutta scena. Hai visto il suo intervento ieri in direzione? Guarda, purtroppo. Molto, molto. Con questo manierismo anni 80-90, con questa profondità dell'epoca. Come Drupi. Bello, è un po' il Drupi della politica. Io lo apprezzo, Cuperlo. Però, allora, chiudendo questa parente su San Valentino, se siete innamorati fatecelo sapere. Chi vogliamo salutare? Un sacco di gente. Allora, Giuliana da Longarone,
Ciao Giuliana. Poi, non parlare di Pagano, per favore. Armando capisce, dice Filippo Sirna. Qui si mandano i messaggi. Tipo, i messaggi, quindi. Radio Londra. Lino Banfi dice, tutti a Roma, ma a Lupercalia. Lino, ma non esiste davvero più questa cosa. Ah, salutiamo i nostri amici di Terni, i nostri amici ternani, patria di San Valentino. Patria di San Valentino, esatto, esatto. Mi raccomando, esatto. Stasera se fate un giro lì nei dintorni, può darsi che anche stasera appaia uno di voi, no? La vita notturna di San Valentino riserva... un po' cambiata dai Lupercalia. Ah, è cambiata dai Lupercalia in avanti. Marco Candelori dice, olè. Olè, ciao Marco, olè. Grande Marco Candelori. Laura Martelloni fa un discorso. Discorso, diciamo così, sì, ma ora ha toccato il fondo, non si capisce chi. A Roma, sì, ma ora ha toccato il fondo, fa dei discorsi, devono andare a casa e poi portano anche le malattie. Penso parli di noi. Ma noi? Che malattie sì, portiamo? Stiamo tossendo. Abbiamo parlato di Lupercalia, quindi di Cooper l'avremmo toccato noi in fondo, deduco, e quindi la Laura Martelloni incomincia E Daniele Bertè che cosa si dice? Si sta ritorcendo contro di noi la Martelloni. Ma lasciala, ma perché stasera ce l'hai con Laura Martelloni? Non ce l'ho! Saluta gli altri, quelli che sono rimasti Armando, in su. Daniele Bertè, Laura M, proporrei un aperitivo. Qui c'è qua c'è una dichiarazione l'amore in diretta Facebook. Guarda che sembra un crocifisso la tua maglietta vista da. Ma non sembra un crocifisso, sei tu. Sì, che guarda, sembra un crocifisso, guarda. Ma no, è la bandiera della. È inutile che adesso là, però lì così sembrava un crocifisso, sembravi un crociato. Un crociato, un crociato. Allora, vogliamo andare. C'è qualcun altro nelle non nelle... mi vada in sbattimento. C'è qualcuno. Lei no, mi sta andando in sbattimento. No, perché vorrei non dimenticare nessuno dei nostri amici. Ma chi non l'ha letto? Elena Gobbi. Elena, ciao, eccoci Armando qua. Armando number one, vale anche l'amore per la Lega? Vale anche l'amore per la Lega, lì dipende, perché dipende dall'indipendenza. Se uno è nudo o meno, perché lì la Lupercalia era se tu eri nuda. Sì, ma poi sai che comunque io faccio finta di non sapere, no? Ma mi ero documentato. Tu fai finta di non sapere, ma sai. Sapevo. Però non potevi non sapere. Non potevi. Lo sai che questo è il teorema della giustizia italiana, vero? Io non potevo non potevi non sapere. Beh, certo. E quindi dillo. Che prima di essere abolite c'era stato il governo Gentilonium. Ce lo ricordiamo tutti, esatto. Il governo Gentilonium che non poteva proprio abolire le Lupercalia ma non e quindi poteva... se le faceva a casa sua non lo so, questo non credo, ecco. No, io questo non credo, io ho dei dubbi su Gentiloni, no. Ecco. Perché Cooperlo secondo me ha un suo lato dionisiaco, secondo ragazzi, te davvero? Andiamo in balera no Gianni, vabbè fa niente però ogni tanto lo dice. E comunque, tornando al discorso, c'era stato all'epoca di Giovenale, non si spogliavano più ignude, ma si facevano colpire solo la mano. Ah sì, ma chi te l'ha detto? Sì, Wikipedia. Wikipedia? Sì. Ah, non si facevano più, cioè non si facevano più colpire non nude? Non erano più ignude, ma solo quindi io sono rimasto che erano nude. Sì, tu sei rimasto alla parte, pensa, diciamo, che fotografia vietata ai minori. Vietata ai minori, esatto. Invece poi piano piano io sono già sono in calmati. Un film con Alvaro Vitali, quindi siamo nel borderline, esatto. Allora, è successa una cosa spiacevole al fratello di Kim Il-sung, che è il dittatore della Nord Corea. Addirittura, cosa sì. Gli è successo? Beh, una cosa abbastanza spiacevole che consigliamo, speriamo non succeda mai a nessuno, tipo a me, che l'hanno avvelenato mentre era all'estero. Ma tranquillo che a te non ti avvelena nessuno. Ma speriamo! Sei spesso all'estero però, devo dire. Spesso? No. Svizzera, intendi? No, dico, appena esci da Varese tu sei all'estero. Ah sì, no. È vero, no? Appena esco dal mio quartiere. Quindi guardati intorno. Ah sì, quindi il fratellastro, Ah, fratellastro. Questo è il fratellastro del appunto del dittatore del nordcoreano, è stato assassinato, avvelenato da due tizi e due donne. Si pensa a due donne dei servizi segreti nordcoreani. Due donne che a poi San si Valentino. Sono a San Valentino e poi si sono dileguate e l'hanno ammazzato. E dove si sono dileguate? Se le trovate, sono molto, diciamo, dileguate, non si sa dove. Da hanno gli parte. Occhi a mandorla. Ecco. E se le trovate. Ma secondo te sono anche di quelle che hanno le arti marziali? Sì, secondo me è una spia nordcoreana. Di quelle ragazzi, che proprio te lascia secco, non c'è non speranza. Ci scherzerei per niente. Vabbè, comunque l'hanno ammazzato e cosa succederà? Ma hai visto quella scena bellissima dove a un certo punto, mentre Trump parlava con il capo del governo del Giappone, c'era il dittatore nordcoreano che faceva le prove dei missili. Sì, bellissima. È stupenda. È carino, da psicanalista. Hai capito? Questo è proprio da psicanalista, cavolo. Pensa, un bambino normale fa i capricci quando ci sono i genitori a cena con gli amici.
urla, fai, esatto. Poi dice, e lui invece lui fa è i un test bambino nucleari. Con le armi nucleari. Fantastico. È il bambino che volevamo essere tutti. Eh certo. Cioè tu da bambino non avresti voluto una testata nucleare. Ma ovvio, chi di loro, di noi, non avrebbe voluto una testata nucleare con cui giocare del resto. Adesso Enrico Chicco Cristofori. Cristofori, sì. Dice che se ne va, è carino perché saluta. Ciao. Ma perché è dalla vostra parte Rete 4. Se ne va a vedere Rete 4. Abbiamo concorrenza, ragazzi, in televisione. Ma ti pare? Ma basta con questa televisione generalista. E poi perché quando potete dice? Guardarci nel telefonino. Ecco, appunto, perché guardate la televisione? Noi potremmo guardare noi che guardiamo. Facciamo una ma lascia perdere, perché... Torniamo alle cose qui serie. È tardi. Ma possiamo tornare alle cose serie? Non avevamo delle cose serie. Le abbiamo dette. Adesso c'è la domanda. No, c'è il tema volevo informare i nostri amici italiani che il nostro svizzero, ministro dell'economia Padoan e il nostro governo Gentilonium sono molto felici e stanno cercando di convincere l'Unione Europea del fatto che il nostro PIL sia cresciuto e siamo arrivati dopo tanti dibattiti allo 0,9%. Allora facciamo, lo vuoi fare seria? Va questa bene. È seria. Adesso Armando, io non ho mai capito una mazza, nemmeno che cos'è il PIL. Nessuno ha mai capito una mazza. Tu lo sai, anche degli amici prendo in giro perché loro capiscono queste cose. Prego. Armando, che cos'è? Tipo Giochi senza frontiere, Armando Siri, amici, spiega il PIL. E il PIL è l'insieme della produzione di beni e servizi di un paese, degli scambi che avvengono. E come la quantifichi però? La quantifichi attraverso tutta una serie di metodi e di metodologie, la produzione delle merci, quindi la produzione industriale. Chi le calcola quante pere cadono dagli alberi, quanti pezzi di metallo vengono costruiti? Beh, le calcola. Scrive una mail che poi come fare? Ci sono dei centri studi, ci sono dei dati. Ma è l'area 51. Sì, è un'area molto 51. Comunque, cioè, detto questo, caffè per quanto la possiamo prima, calcolare, guarda che c'è poco da calcolare, perché questo 0,9%, parliamoci chiaro, è ridicolo. Ma noi stiamo continuando a parlare dello 0,9. Perché non esce un siamo numero? L'unico paese dell'Unione Europea che cresce con questo trend perché non esce negativo, un trend assurdo. Stiamo accontentandoci dello 0,9% e lo stiamo, come dire, trattando con l'Europa in cambio della flessibilità. Cioè praticamente noi, a seconda dei dati che abbiamo, possiamo ottenere, possiamo ottenere il differenziale deficit PIL e quindi possiamo o fare la manovra o non fare la manovra. Come quando, per cui appena arrivano i dati dice 0,9, allora forse non dobbiamo fare la manovra. Ma vi rendete conto? Quando la scopone scientifico questi che fanno questi calcoli si fanno un giro per le strade? Si fanno un giro per strada, vanno a vedere cosa succede nelle famiglie, perché dovrebbero farsi un giro tra le famiglie, dovrebbero farsi un giro nei sobborghi italiani, dovrebbero farsi un giro a casa dei pensionati, dovrebbero andare un po' a vedere che cosa succede tra i disoccupati, tra milioni di disoccupati, e Confindustria dice che da qui ai prossimi anni abbiamo bisogno di decine e decine di migliaia di immigrati per supportare l'esigenza della forza lavoro. Ma io mi chiedo, siamo un paese colossale. Siamo un paese strano, eh? Ah, tu dici che devono fare dei colossi, hanno bisogno delle comparse, sì, un po' Ben-Hur non te lo devo della dire situazione. Perché io sono quello che c'ha un po' allora, i contatti. Diciamo a Confindustria che se devono fare l'ennesimo Ben-Hur della situazione hanno bisogno di comparse. In ogni caso ci sono tanti buoni italiani che vorrebbero fare devono cinema. Devono fare i numidi. Devono fare i numidi. I numidi devono fare. E gli italiani non possono fare i numidi. I numidi non li possono fare. Beh, ma un po' di trucco una volta si faceva in città. Costa, ragazzi. Comunque, allora, non mi hai spiegato detto sta questo, cosa del PIL, è un'altra leggenda, non credo. No, il PIL non ci dovete credere. Ma come può uscire una percentuale? Ma di fatto. Ma 0,9% di che cosa? E della produzione industriale in particolare, no? Ma qual è il numero? Quante cose hai prodotto? Io è facile, niente. Tiri la riga e dici va bene, è fatto. È per quello che forse non capisci cosa si però, tratta il PIL. Però io vedo un sacco di gente che produce beni e servizi. Beni e servizi, quello lì e è come il le PIL. Calcolano? Alla fine uscirà un numero. Alla fine tipo esce un 100 numero, certo, milioni certo, di certo. Cosa? Il fatturato. Sì, ma il numero alla fine come si chiama? Il numero si chiama che cosa? Milione, non lo so, un miliardo. È il numero, l'ammontare degli scambi. Noi abbiamo un PIL di 1500 miliardi circa. Cioè la nostra produzione di volume, di produzione di beni e servizi vale in denaro circa 1534 miliardi. Grazie Armando, questo me lo sapevo. Finalmente. E quindi cresceremo dello 0,9% su 1500 miliardi. Però 1500 miliardi siamo abbastanza ricchi.
Beh, certo, siamo abbastanza ricchi. Io ne ho molti pochi di però questi siamo... 1500. Tu ne hai molto pochi, sì. Pochissimi. Sei un poveretto, miliardi. Sei un poveretto. No, ma penso tutti ne abbiano tutti, molti credo pochi. Anche a casa sì, molti siano pochi. Ne abbiano pochi a casa. Vabbè, il momento della siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo? Sì, ma cos'è sta roba? È il momento più atteso della trasmissione. Ah. La domanda sorpresa. Ma io ormai ho imparato i colori. Esatto, ormai hai imparato i colori. E la domanda sorpresa che ha fatto questa sera purtroppo non è il vincolo di mandato, che non hai scelto neanche questa sera. Dice male, è così. La domanda a sorpresa di questa sera riguarda cosa ne pensi su un argomento che so ti appassiona. È uno degli argomenti comunque cardine in questo momento. Sì, mi sta cuocendo anche la luce. Del dibattito politico. Sì. È un argomento che comunque. Posizione politica su teletrasporto. Guarda che nel frattempo si è spento il tuo. Nel 2017 tu ti vuoi presentare a governare senza una posizione politica sul teletrasporto. Ho capito, ma il teletrasporto arriverà. Sei favorevole, credo. Sei contrario. Ma io sono favorevole al teletrasporto. Però vuoi smaterializzarci. E voglio smaterializzarmi, soprattutto perché così evito di prendere i mezzi, tram, la metropolitana. Accorcio le distanze. E le merci cinesi che arriveranno col teletrasporto. E le merci cinesi. Cosa fai? Dovremmo chiedere al capitano Kirk come fare per bloccare il teletrasporto dalla Cina. Fare una dogana oltre ogni teletrasporto. Tu sai che a proposito di merci dalla Cina arrivano ogni anno 180 miliardi di merci contraffatte dalla Cina, entrano in Italia. Aspetta. Non pagano l'IVA, il dazio, le dogane e fanno concorrenza ai nostri commercianti. Allora, noi abbiamo 1500 miliardi di produzione di beni e servizi, casa, vendo casa, compro casa, affitto, compro giornale, bevo caffè, sì. Cade l'albero, cade la pera, sì. 1500 miliardi e arrivano delle robe cinesi, tipo vendo roba, per 180 miliardi. Per 180 miliardi. Però quelle non rientrano nel PIL. No, però è tantino, no, rispetto ai nostri 100 certo miliardi, che è un bel pezzo. È certo che è un bel pezzo. E quindi chissà tutti gli altri. E certo, sai dove vanno? Sai dove vanno queste merci? Dove vanno? È nella rete di tutti i venditori cinesi che ci sono nel nostro paese, moltissimi di questi poi svendono questa merce che non ha ovviamente la documentazione, perché se è entrata senza pagare il dazio e non ha la fattura, e quindi che cosa succede? Succede che crea sommerso. È sommerso, tu mi stai buttando addosso tutti i pennarelli, ti ho distrutto l'iPhone e quindi il PIL è sceso, esatto, di un Pinocchio po' nel frattempo, o sale, è successo, ecco, di tutto. Se ti si rompe l'iPhone cresce il PIL e cresce perché devo andarlo a ricomprare. Beni servizi. Ah, tu volevi dare un contributo, quindi anche rompere è produttivo. tu guarda, non fare così perché lo sappiamo, sei venuto alla però non rompere le scatole, ecco, quello non è produttivo. Ma rompere le cose è produttivo. Rompere le cose sì, perché poi le ricompri e quindi vendi e fai. Questo qui secondo te ce l'ha il permesso di soggiorno? Questo qui, guarda che cerca di scappare subito, scappo subito. Questo qui secondo me il permesso di soggiorno non ce l'ha. È un ma quanti sono, scusa, i miliardi? 180 miliardi, eccolo qua, ti senti un po' in colpa, si chiama anche Pikachu proprio. Povero, lui è proprio giapponese, però è non giapponese? Confondere, lui è giapponese. Ho dato del cinese a un giapponese, hai dato del cinese a un giapponese, però è molto pericoloso. Ti rimettiamo con Pinocchio che invece è 100% toscano, ecco state qui italiano, che state benissimo. Made in Italy. Lì, dice le sue belle bugie e via. Allora, che rapporti ci sono tra Giappone e Toscana secondo te? Tra Giappone e Toscana? Sì, sono due realtà del mondo che in qualche modo si guardano. Ma sono due realtà del mondo così che in Giappone chiedi ma cosa ne pensate della Toscana? Forse qualche toscano guida una Nissan e qualche giapponese si beve una bottiglia di vino. Allora, c'è chi ancora prova. Di Chianti, non so. C'è ancora chi ancora prova a farci dire cose serie, ma il tempo quanto va sta andando. Però abbiamo tempo per rispondere a Monica Scarpa. Sì, Monica, ciao. Ciao Monica. Intanto per Monica Scarpa, Lino Banfi ti ho letto dopo, dice ma uscire dall'euro sarebbe un disastro? Sì? No, sarebbe un disastro. Il tema non è che... Io vado in giro a dire che tu hai scritto che usciamo va tutto bene. Io lo dico. Uscite dall'euro, ecco, se volete uscire dall'euro vi consiglio la lettura di questo libro di Marco Pinti. No, non è mio questo, allora... non è mio, adesso non me lo vendere. Allora, no, non è un disastro, ma il tema non è uscire dall'euro, nel senso che il tema è sganciarsi dal sistema dell'eurozona,
cioè il sistema dell'Eurozona e tutti i trattati relativi vanno al di là della moneta in sé, perché parliamo di Basilea, parliamo del parliamo di Basilea di tutto. Ma io non posso stare un attimo, non ti metti a parlare dei posti dove sei stato in vacanza? No, non sono solo i posti dove sono stato in vacanza, ma sono tutti i vari trattati che hanno ingessato il nostro sistema bancario. Parliamo della sovranità monetaria, quindi di un tema importante, perché al di là della moneta che abbiamo, noi dobbiamo sapere se la moneta è una moneta pubblica o una moneta che viene, diciamo, regolata secondo le norme di mercato. Siccome con il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro nel nostro paese nel 1981, di fatto la Banca d'Italia colloca liberamente sul mercato i titoli, diciamo, di Stato, no? E quindi lo Stato colloca questi titoli senza che ci sia un vincolo da parte della banca a comprarli con gli interessi che vengono dettati dal Ministero del Tesoro. Ovviamente si è creato un grande debito, si è creata una grande confusione nel sistema economico. Noi dobbiamo ritornare ad avere un concetto, per quanto ci riguarda, almeno questa è la nostra teoria, dove la moneta è uno degli elementi costitutivi dello Stato, quindi è un fatto pubblico e non del mercato e non privato. Quindi questo per rispondere alla nostra amica: se usciamo dall'euro non sarà il disastro, cambieremo la nostra moneta, la lira o la moneta, insomma, che vorremmo, a 1,2, 1,3 sul dollaro, quindi ci sarà un po' di svalutazione per il primo periodo, ma poi recuperiamo moltissimo, perché noi oggi abbiamo privilegiato lo stato patrimoniale, cioè i capitali, a dispetto del conto economico. Questo lo dico anche ai molti imprenditori, parlo dei grandi imprenditori e grandi industriali, che sono quelli che hanno più paura di uscire dall'euro, perché di fatto le persone comuni che non hanno cose da difendere o grandi capitali non hanno tutto questo timore di uscire dall'euro. Non è che aumentano i beni e servizi, beni e servizi. No, perché praticamente sostanzialmente l'euro garantisce i capitali. Tu fai conto, sei una grande azienda quotata in borsa, ovviamente sei quotata in euro, se tu improvvisamente esci dal sistema euro, la borsa di Milano ovviamente viene, no, crolla, cade un po' la tua capitalizzazione, quindi perché? Questa è perché devi convertire, devi convertire nella tua moneta e svalutare. Perché devi svalutare? Perché devi svalutare, perché ovviamente è questo l'obiettivo che abbiamo. Noi abbiamo il problema di una moneta eccessivamente forte per la nostra fisionomia. Allora devi svalutare, perché? Perché l'euro oggi prende in considerazione il paniere dell'Eurozona, non il paniere della produzione industriale italiana e della nostra economia, per cui devi adattare la moneta alla tua economia. Così è questa la preoccupazione che hanno gli industriali, che vedono i loro capitali, li vedono svalutare. Però è una visione miope della realtà, perché in realtà loro lo fanno anche a dispetto del loro conto economico, perché loro dicono preferiamo vendere meno, preferiamo che il nostro conto economico ci renda meno piuttosto che conservare il capitale. Ma questo è un atteggiamento suicida. Invece noi dovremmo avere il coraggio anche di svalutare un pochino, far riprendere il conto economico, l'economia, e quindi poi di conseguenza potersi capitalizzare. In fondo questi signori la loro capitalizzazione l'hanno fatta in lire, e quindi se oggi hanno queste grandi aziende, in Italia abbiamo ancora queste grandi aziende importanti, è perché le abbiamo potute produrre quando avevamo la nostra moneta. Quindi perché spaventarci di questo? Ma io non ho capito niente. Però quelli che come me non hanno capito niente si possono rassicurare? Quelli come te che non hanno capito niente si possono rassicurare. Quanti soldi hai in banca, Pinti? Io? Sì. L'agenzia delle entrate. No, voglio saperlo, dai. Ma c'è cosa ci avrò? 1000 ecco, qualcosa. Allora non ti preoccupare, non ti succede niente. Ecco, questa è la risposta. Comunque, detto questo, ecco, tu così a me lo va bene. Sì. Però un giorno, quel giorno lì che siamo al governo, Giorno cresce. Ecco, no, non devi cantare, devi essere rassicurante. Adesso Armando, facciamo sta prova di ma governo. Ma sono stato rassicurato, io non mi No, hai parlato delle cose che se io fossi a casa col maccherone non capivo, mi preoccupo. Tu adesso mi devi dire che io devo stare tranquillo. State tranquilli. Se noi dovessimo uscire dal sistema Eurozona, intanto il sistema Eurozona, se noi usciamo, non c'è più, perché la Germania non ha più convenienza a stare in un euro che non gli serve, perché gli serve l'euro perché ci sta dentro l'Italia, se no altrimenti che gli serve? Non gli serve assolutamente niente. Quindi se noi usciamo non si farà altro che più agevolare. Va bene, ma più la Germania che torna al suo marco, la Francia al suo franco. Mi stai dicendo troppe cose. Proprio ecco. Io sto mangiando. Ecco. Tranquilli. Se usciremo dall'euro non abbiate timore di nulla, potrete anzi soltanto che avere l'opportunità di vedere crescere
le vostre opportunità di lavoro, le vostre opportunità di crescita se avete un'azienda, le vostre opportunità di sviluppo, e soprattutto vi riprenderete la possibilità di sognare un domani migliore del presente. Ma Piaschi, parla bene proprio. Mi sembra proprio bravo. Va bene? Soddisfatta, non signora Maria? Non c'è da preoccuparsi. Bene. Vedi? E intanto la regia ci dà un minuto. Allora, in questo fatto minuto... dei conti. Sì, perché, allora, abbiamo detto, prima di tutto una grande... Allora, il PIL abbiamo detto che è? Dati. 1.500 miliardi. 1.500 miliardi. Ecco, no? Sì. Si scrive così, 1.500 con 9, giusto? Sono 1.500... 9 zeri dopo, quindi sono tantissimi, sì? A cui dobbiamo sommare 0,9 di 1.500. Quant'è? Siamo in chiusura! E allora, viva! Tutto tuo! Scusa, tuo. Dobbiamo... Io dobbiamo... Gorilla, ma no, più. Che ne so io! Allora, vi salutiamo, siamo in chiusura, in onore del Festival di Sanremo, che ci ha tenuto compagnia, ci ha un po' distratto dalle magagne, dai dolori, dalle ansie, dalle angosce della nostra vita. Vi salutiamo con questa sigla del nostro amico Gabbani. Gabbani ci ha gabbato. Gabbani, la Mannoia non l'ha presa bene, ma Gabbani ha vinto con il gorilla Pinti, Occidentali Scarma. Evviva, ciao a tutti, alla prossima.